Appassionati di basket, gentili utenti di Assist Sportivo, ben trovati dal Palabasket Nando Di Leo, dove è appena terminata la gara tra la Castellano Udas e l'Invicta Brindisi, vinta dagli Ofantini 92-85. Siamo in compagnia del DS della Castellano Udas, Carlo Mancini. Carlo, è stata una vittoria importantissima, preziosa, che vi porta ad una sola vittoria dal traguardo storico della promozione. Ecco, come vi sentite al termine di questa partita e di questi due punti importanti? Siamo di certo contentissimi, forse alla fine ci potevamo risparmiare quel calo di tensione che abbiamo avuto, ma credo che sia anche normale per una squadra che è stata in testa in questo campionato dall'inizio alla fine. Siamo un pochettino stanchi, come anche giusto che sia, però voglio dire che comunque questi ragazzi meritano questa posizione e meritano il salto di categoria. Speriamo di potercela fare la settimana prossima. Sembrava oggi una gara chiusa già al termine del secondo quarto, poi nel quarto periodo si è stata riaperta. Ecco, avete timore che potesse sfuggirvi questa vittoria? No, timore sinceramente almeno da parte mia non c'è mai stato, però posso dire che comunque quando si gioca contro squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato e giustamente giocano tranquille e rilassate, lì viene tutto facile. Infatti abbiamo visto alla fine un paio di triple di Castellitto, anche di Minghetti stesso, diciamo, tirate con tranquillità e sono andate dentro con molta facilità, diciamo, guardandole dal di fuori. Ma invece quando invece la palla pesa e quando invece la palla conta qualcosa e può contare un campionato, come nel nostro caso, e allora la palla diventa molto più pesante. Però noi abbiamo giocatori esperti, è stato costruito il roster proprio per questo motivo e speriamo di chiudere tutto domenica, chiudere i conti e andare in vacanza in anticipo. Ecco, oggi oltre ai due punti importantissimi c'è stato un record importante di Ugo Sierra, 2900 punti in tre anni con la maglia dell'Udas. Ecco, che significato ha per tutta l'Udas come società questo record? Beh, io posso dire, perché io sono da 4 anni che sono qui a Cerignola, dai tempi della promozione, quando quasi per scherzo feci io stesso il nome di Ugo Sierra, mio carissimo amico, dicendo portiamolo a Cerignola, addirittura in Serie D, sembrava un qualcosa di fantascientifico. Poi siamo riusciti a convincerlo, è venuto qui, io ero totalmente convinto delle sue potenzialità e di quello che poteva fare, e quasi 1000 punti all'anno dimostrano che è un giocatore naturalmente, cioè, fuori categoria. Non è questa la sua categoria, purtroppo i regolamenti FIP non gli permettono di giocare in categorie superiori, ma lui non merita questa categoria al di là della sua carta d'identità, perché nonostante i suoi 41 anni lui ha un fisico di un ragazzo di 20 anni e si allena sempre con molta dedizione, eccetera. Con lui in campo abbiamo quel quid pluris, insomma, strepitoso, dove si è dimostrato anche in partite importantissime. L'anno scorso a Nardò 47 punti, quest'anno con lo Stuni 37 all'andata e 32 al ritorno, con percentuali altissime. Insomma, un mostro per la categoria. Siete ad una settimana dal traguardo storico della promozione, che può arrivare già la prossima settimana in casa contro l'Adria Bari. Ecco, che settimana vi apprestate a vivere e che gara vi aspettate? Sarà una settimana intensa, di duro allenamento. Saremo tutti uniti per raggiungere questo obiettivo e sono convinto che i ragazzi lo vogliono e lo vorranno assolutamente. Quindi, al di là che domenica sarà una partita dura, perché l'Adria Bari è una squadra molto ostica, ma daremo il massimo con le unghie e con i denti, ci andremo a prendere questa DNC. Quanto sarà importante l'apporto del pubblico, che sicuramente riempirà e colorerà tutto il palazzetto domenica? Il pubblico è importantissimo in qualsiasi serie, qualsiasi sport. Qui soprattutto a Cerignola c'è un ambiente fantastico, famiglie, bambini, molti colori, chiasso, e quindi penso che domenica tutta la città si stringerà attorno a questi ragazzi e li aiuterà, sarà il vero sesto uomo in campo per raggiungere questo agognato obiettivo. Ok, grazie Carlo, in bocca al lupo e complimenti. Siamo con il coach dell'Invicta Brindisi, Eupremio Cozzoli. Coach, è stata una gara importante quella del Brindisi, nonostante fosse ormai già fuori da tutti i giochi per i playoff. Avete impensierito la prima della classe, ecco un suo pensiero sulla prestazione dei suoi. Veramente noi non siamo fuori dai giochi, nel senso, dai playoff sicuramente, però se io non vinco ancora una partita rischio di fare i playout, per cui per me era una partita molto importante, chiunque fosse l'avversario. Ovviamente è molto più difficile è stato giocare contro l'Udas Cerignola. Mi dispiace soltanto di aver sbagliato molto nei primi due quarti, ho perso tanti palloni, ho gestito male la palla in attacco, poi ci siamo ritrovati e le cose sono andate meglio.
tant'è che alla fine potevamo pure fare lo sgambetto ad una grande squadra come questa qui. Però ripeto, io sto giocando perché ho bisogno di fare ancora due punti. Sì, ecco, l'avevate quasi ripresa la partita nel quarto periodo, secondo lei che cosa è mancato per fare il colpaccio? Ma intanto io sono una squadra che stasera, anche più delle altre volte, ho dovuto giocare perimetralmente, quindi quando ci sono stati tiri buoni da fuori mi sono ritrovato sotto, ma soprattutto perché finalmente avevamo organizzato la zona in modo tale da contenere sia Sierra che il biondo, il lungo. Anche se poi è stato proprio lui a farmi il tiro da tre, ma ci sta da questi giocatori. Quando, ripeto, ho registrato la difesa e ho avuto una percentuale più accettabile, sono arrivato sotto, però niente di speciale. Nella prossima gara incontrerete un'altra squadra abbastanza forte come quella come Fasano in lotta per i playoff, ecco, si aspetta una gara importante per magari centrare quella vittoria che vi può garantire la salvezza aritmetica. La prossima partita la giochiamo in casa contro il Fasano, che è una squadra che gioca per migliorare la sua posizione nei playoff. È una squadra molto forte, molto ben preparata e io devo fare il possibile per vincere, ripeto, per mettermi tranquillamente in quella zona lì dove non si fanno né playoff e né playout. Quindi non dobbiamo cedere, dobbiamo tenerci concentrati, lavorare in settimana, perché ripeto, per noi è molto importante vincere ancora una partita. Ok, grazie coach, in bocca al lupo. Siamo con Ugo Sierra. Ugo, innanzitutto complimenti per la vittoria e per la tua prestazione. Partiamo appunto dalla tua prestazione, dal record, sei nella storia dell'Udas, più di 2900 punti. Che gioia e che sensazioni ti dà questo record? Veramente sono contento, come diceva ai tuoi colleghi, sono contento perché non pensavo arrivare a questo traguardo, perché quando le cose iniziano vai piano piano, primo anno succede questo, io ci credevo nel progetto, però non si sa mai, quindi fino a mo' tutto ha filato per il verso giusto, quindi il traguardo contentissimo perché sono tanti punti. Purtroppo speriamo anche che sia così. Se chiudiamo la settimana prossima, devo fare un piccolo intervento che non potrei arrivare a 3000, che sarebbe, adesso che lo so che ho fatto questi punti, mi sarebbe piaciuto fare anche una centinaia di più. Però niente, adesso l'importante è goderci la vittoria e aspettare la settimana prossima per vincere il campionato, che veramente è l'obiettivo principale di quest'anno, era vincere il campionato. Cioè, per forza lo dobbiamo fare e siamo a un passo piccolino soltanto di raggiungere quell'obiettivo. Ecco Ugo, 2900 punti sono tantissimi, un record storico, ti senti un po' l'uomo in più di questa squadra? Sempre cerco di dare il meglio di me. Abbiamo fatto un bel binomio fra il giocatore Ugo Sierra e la tifoseria, quindi penso che anche loro mi portano un po' come la bandiera e io sono molto contento di questo. Però non dimentico anche che se ho raggiunto questo veramente è anche grazie ai miei compagni, perché non è retorica, però è così. Cioè, per fare i punti tu devi anche dipendere un po' dal lavoro dei tuoi compagni, al di là che a volte ti puoi inventare il canestro da solo, però se non hai un sostegno della squadra non vai a nessuna parte. Ecco, Giugo, è stata una vittoria importantissima, meno una vittoria dal traguardo storico della promozione, arriverà forse la prossima settimana contro l'Adria Bari. Ecco, che settimana vi apprestate a vivere? Dobbiamo essere sereni, prima di tutto quello, non lasciarci travolgere dell'ansietà. La partita sarà molto difficile, sarà dura, perché la squadra del Bari lo ha dimostrato nel girone dell'andata, che siamo stati più 5, più 6 alla fine. Quindi, come le dicevo un collega tuo, appello a che questa squadra sempre nelle partite che ha dovuto giocare, vincere per forza, e abbiamo vinto, quindi cioè, appello a quello, che siamo uomini in campo, che non ci tiriamo mai indietro. Quindi sarà una settimana di molto lavoro, però
innanzitutto di concentrazione e di tranquillità. Ok, grazie Ugo, ancora grazie, complimenti. Ciao.